E buonasera ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Black Ops 4, in cui, come potete vedere, andremo a giocare con il Prophet, specialista che era anche in Black Ops 3, e di cui adesso andremo subito a vedere le caratteristiche. Come equipaggiamento speciale abbiamo una mina Shock Seeker, che essenzialmente è un drone che noi lanciamo e che fulmina i nemici che trova. Essenzialmente ne fulmina uno, lo blocca, questo si può liberare, però se noi la seguiamo ovviamente la kill la facciamo. Fa anche un po' di danno, però è veramente lento, quindi le kill essenzialmente con la mina shock sono poche che facciamo perché comunque il nemico si può liberare in poco tempo e la kill non la facciamo quasi mai. L'arma invece è il solito Tempest, che è pressoché uguale a quella di Black Ops 3, quindi un fucile che fulmina i nemici e li blocca. Solamente che non li uccide direttamente, ma appunto li blocca per terra, li fa strisciare, dovremmo andare poi a ucciderli noi. E non ha quel minimo tempo di ricarica, quindi essenzialmente è un cecchino che spara queste cose fulminose. Andiamo subito a vedere a trovare una partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, siamo in Contraband e premetto che mi si sta scaricando il joystick. Ok, dicevo, premetto che il Prophet non è uno specialista che mi piace, non mi piace nemmeno in Black Ops 3, ma in generale, insomma, ha un'abilità che non è che mi piace chissà quanto. Anche in questo Black Ops 4, in questa nuova modalità, diciamo, per utilizzarlo bene bisogna saper utilizzare bene i cecchini. Perché essenzialmente il fucile è un cecchino, al contrario di quello che era in Black Ops 3, che era un po' più facile da utilizzare, probabilmente avendo anche una modalità un po' diversa di applicazione. No, ce n'era un altro. Ok, vediamo di farvi vedere la mina Seeker come funziona. Essenzialmente, una volta lanciata, secondo me dobbiamo seguirla Mina perché Seeker online. se blocca il nemico, come vi ho detto, non è che lo. Ok, questo. No, no, no. Non so se ha bloccato qualcuno oppure. Perché ovviamente si può anche distruggere, se gli sparano i nemici la possono distruggere. Nemici? Ok, fuggi. Morte di ruin verificata. Poverino Ruin. Ah già, bisogna prendere l'uccisione confermata, che sega. Allora, boh, secondo me ragazzi, il Prophet è un operatore, uno specialista un po' inutile, perché alla fine essenzialmente rallenta i nemici. È questo quello che fa. È vero, è comodo rallentare i nemici, però, boh, cioè, rispetto per esempio a un Purifier o a un Battery che fa kill come abilità, essenzialmente fa kill e ne fa anche parecchie, perché hanno delle abilità veramente forti. Questo alla fine ti aiuta a fare kill, ma non allo stesso livello, secondo me. Questo abbiamo fulminato. Dov'è il tizio che abbiamo fulminato? Ok, assist seeker. Lì c'è un bottissimo di gente. Quindi diciamo che non è tra i miei specialisti preferiti, anche perché comunque non ha. Come anche il Torque non serve a fare kill fondamentalmente. Ce n'è un altro e io ho finito il caricatore. Quindi probabilmente io non ve lo consiglio sicuramente. Però, boh, una modifica che potrebbero fare è che il fucile shotta direttamente invece che rallentare i nemici. Perché è vero che, come anche in Black Ops 3, ha l'abilità che collega il fulmine ai nemici. Quindi se spariamo a uno, ce ne stanno altri tre vicini, si collegano tutti e tre. Però è un po' una palla comunque. Nemico eliminato. Mina Seeker in Veloce, campo. veloce. Vai, 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 vai. Vedete, questo qua per esempio si è liberato. E però c'era un altro infame laggiù in fondo che mi ha rubato la kill, cioè che non mi ha fatto fare la kill. Dicevo, quello là si era liberato, essenzialmente quando ci arriva a fulminare possiamo premere quadrato e ci si libera. Ok, abbiamo il fucile, però non lo vorrei usare adesso perché qui c'è un battery con il. Dicevo, qui c'è un battery con la macchina da guerra e. Mina Seeker attivata. Ok, proviamo adesso con il Tempest in fucile. attivazione. Esci, esci, esci. T'ho visto, dai. Non l'ho Darto sensore preso. usato. È la palla del cecchino. Che comunque è un cecchino. Cioè, nel senso, non ha chissà quanto di diverso dagli altri cecchini. Se non che collega i colpi. Quindi, essenzialmente, se ci arriva un tizio da destra, moriamo lo stesso. E basta. Sono stupido che vado in mezzo a filo spinato io, eh. Boh, secondo me come arma fa veramente schifo quella del Prophet. Mina Seeker online. Nemico eliminato. Niente, sono morto. Allora, sto recuperando un pochino di kill, ma penso che il rate sia veramente brutto. Perché comunque, ragazzi, boh, cioè, l'arma del Prophet mi fa veramente schifo.
Cioè, dovrebbe essere comunque l'arma qualcosa che ti dà kill gratuite, come è il cane, come è il purifier, come qualsiasi arma in questo gioco. Solamente che questa fa schifo e non ti dà affatto kill gratuite. Perché comunque rimane un cecchino, non ha nulla di diverso da un cecchino normale, a parte che collega i nemici. Quindi se, e dico se, riesci a trovare... Che sta facendo questo? Se, dico se, riesci a trovare più persone vicine e riesci a killarne una, cioè riesci a spararne a una senza che ti uccida prima lei, considerando che hai un cecchino e lei probabilmente è una mitragliatrice o qualcosa di simile, forse riesci a fare qualcosa di speciale, diciamo. Però alla fine secondo me non è un'arma degna di questo nome. Vai veloce, veloce in questi 4 secondi. Dai, guarda lì, l'avevo pure stordito. Abbiamo vinto. E non so che lato ha fatto, adesso gli andiamo a dare un'occhiata. Comunque ragazzi, Prophet veramente è uno specialista che non mi piace affatto. Ve l'ho spiegato per quale motivo, l'arma non è un'arma. Cioè è qualcosa che non, alla fine non dà abilità particolari, non regala kill. È essenzialmente un cecchino. La mina Seeker alla fine sì, aiuta per le kill, però comunque bisogna seguirla. Quindi dipende se ci ammazzano prima che riusciamo a agganciare un nemico. Ho fatto 1,25 di rate, quindi comunque positivo, quindi ci sta. Quindi ragazzi, questa era Prophet, questa più o meno è quello che penso di questo specialista. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.